Oltre 4 secoli di tradizione di questa settimana penitenziale, che quest'anno viene riproposta dopo che lo scorso anno il lockdown costrinse tutti noi a rimanere a casa, dobbiamo dirlo. Quindi parliamone intanto con il parroco della Chiesa di Santi Paolo Bartolomeo, padre Francesco Mistretta. Buonasera, padre Francesco, e con un noto studioso alcamese, uno storico, veramente una persona molto esperta, che è Roberto Calia. Buonasera, Buonasera. anche a lei, professore. Insomma, intanto parlandone con il parroco che da poco ha l'onere, insomma, di curare la direzione di questa parrocchia. È certamente una tradizione molto sentita che quest'anno fa registrare una certa presenza di fedeli, anche se non tantissimi, forse però tutto sommato. Va bene, no, c'è stata una bella presenza ed è stata molto sentita dalla comunità questa settimana mariana, perché si vuole vivere come spirito di fede e come preparazione alla Santa Pasqua. Ecco, sotto la devozione della Madre di Dio, veramente cerchiamo di ascoltare meglio la parola di Dio e di celebrare l'Eucaristia con questo spirito appunto di devozione, di amore verso il Signore. Di amore alla Chiesa. Ecco, quindi è una settimana molto sentita dalla comunità parrocchiale, appunto come già lei ha detto, già è una storia che si tramanda da 4 secoli e anche oggi diciamo, la parrocchia ne sente il proprio bisogno. L'anno scorso appunto ci ha sofferto tantissimo per non avere potuto la possibilità di vivere questa settimana di preghiere e di raduno. Allora, quest'anno abbiamo preferito fare in questo modo, ovviamente non avendo il simulacro della Madonna, abbiamo l'immagine, ecco, con questo spirito proprio di devozione alla Madre di Dio, stiamo cercando appunto di affrontare anche l'epoca, che è il periodo che stiamo attraversando, che è bello per certi aspetti, ma anche triste per, diciamo, questa pandemia che per ora stiamo attraversando. E chi meglio della Madonna ci può aiutare a superare anche questo momento di difficoltà e di crisi. Quindi stiamo, diciamo, affrontando questa settimana con quel spirito di fede e di gioia fraterna, per vivere la presenza di Dio e per cercare di intensificare sempre più la comunità parrocchiale e con queste anche tradizioni che sono presenti, diciamo, nella nostra vita. Grazie. Con lo storico Calia cerchiamo anche di individuare, se possibile, le radici storiche. L'aspetto peculiare quest'anno è il fatto che viene a mancare, come già lo scorso anno, la tradizionale processione dalla Chiesa Madre, cioè il fatto che venisse trasportato dal simulacro della Madonna dei Miracoli, dalla Chiesa Madre alla Chiesa di Santi Paolo e Bartolomeo, per essere appunto esposta in quest'ultima per una settimana, e poi viceversa il passaggio di nuovo alla Chiesa Madre di questa sacra statua. Quest'anno quindi viene proposta questa immagine della Madonna qui nella Chiesa di Santi Paolo Bartolomeo, che è un gioiello vero e proprio dell'architettura e dell'arte barocca. E appunto dal punto di vista storico vogliamo focalizzare, se possibile, l'origine di questa tradizione. Grazie. Intanto il riproporre la settimana mariana penitenziale da parte del parroco nuovo, Don Francesco Mistretta, è un gesto di amore ed è un gesto anche di continuità con la comunità ecclesiale di Alcamo, che sin dal 1615, anno dell'istituzione della parrocchia dei Santi Paolo e Bartolomeo, seconda parrocchia di Alcamo dopo quella della Chiesa Madre, istituita nel 1332, il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Marco Lacava, nel costituire questa seconda parrocchia fuori le mura della città, perché le mura arrivavano nella via Alessandro Volta e nella via Flavio Gioia, ha voluto che questa nuova parrocchia,
avesse un culto particolare verso la propria amabile padrona Maria Santissima dei Miracoli della città, ritrovata nel 1547 dove oggi sorge il santuario, di potere la parrocchia avere, allora non c'era l'attuale bellissimo simulacro di Lorenzo Curto del 1720 che noi possiamo ammirare in Chiesa Madre, oggetto di tanta attenzione, di tanto amore da parte del popolo alcamese. Ma veniva trasportata in San Paolo una tela raffigurante la Madonna dei Miracoli presente nell'antico affresco del Molinazzo, oggi santuario Maria Santissima dei Miracoli. E ha voluto il vescovo Monsignor Marco Lacava privilegiare la città di Alcamo di questa settimana per poter fare un cammino particolare nella piena quaresima sotto la protezione della propria patrona Maria Santissima dei Miracoli. Perché un tempo la quaresima si viveva in una maniera molto forte, calata nel contesto di quegli anni, era una rinuncia continua dalla mattina alla sera. Pensate che il mercoledì delle ceneri era l'ultimo giorno in cui la popolazione poteva essere in famiglia, in allegria, con un pasto decoroso. Non si mangiavano più carne, quindi venivano aboliti i tegami dall'esposizione della casa, venivano abolite le grattugie per il formaggio, perché anche il formaggio per 40 giorni non veniva consumato, e così tutti i derivati. Quindi era una privazione molto molto forte. Bisognava dare anche un sostegno al fedele per poter vivere e comportarsi in una determinata maniera. Allora è stata brillante l'idea del vescovo Monsignor Marco Lacava di mettere all'interno della quaresima questa settimana mariana penitenziale, ribadisco, per poter la popolazione rivolgersi a Maria e poter vivere una quaresima quanto più degna possibile di questo nome, cioè vivere la passione di Cristo all'interno della propria famiglia, all'interno di ogni cuore dei credenti. Ed è sempre continuata questa settimana mariana ad essere una settimana penitenziale che tante altre città del Vicinore hanno anche invidiato. E devo dire che nonostante le varie calamità, come può essere l'epidemia della spagnola nel 1906 o quella della tubercolosi nel 1833 che decimò la popolazione di Alcamo, la Madonna ha continuato a essere trasportata dalla Chiesa Madre presso la Chiesa dei Santi Paolo e Bartolomeo per poter, ancora ribadisco, la comunità ecclesiale fare una settimana penitenziale di riflessione, di preghiere, di richieste, di miglioramento delle proprie condizioni interiori, perché l'interiorità, la spiritualità, se non viene fomentata, aiutata con l'impegno voluto e dettato dalla parola di Dio, è difficile poterla osservare nel vissuto quotidiano. E quindi tutti i parroci hanno fatto ognuno la loro parte nel cercare di rilanciare questa settimana, invitando
grandi quaresimalisti, e la storia insegna che nella parrocchia di San Paolo si sono affermati valenti quaresimalisti, oratori affermati a livello nazionale. Basta per tutti citare il grande canonico Bordonaro. Tra l'altro si tramanda che fosse legata a questa tradizione anche una serie di miracolose guarigioni. Vabbè, questo, per carità, sono avvenute, me ne guardo, sì. Basterà vedere la tela monocromatica di Sebastiano Bagolino, che si trova all'interno della sala del Museo d'Arte Sacra in Chiesa Madre, e noi siamo già con quella tela 2 anni dopo il ritrovamento, quindi Bagolino testimone oculare del fatto. Ecco perché è importantissima quella tela, perché a distanza di secoli magari dici, ma chissà se è vero oppure no, può sorgere il dubbio in qualcuno, ma se noi già abbiamo un testimone vivente, qual è Sebastiano Bagolino, che evidenzia tutto il momento del ritrovamento e quindi dei miracolati, il cieco, lo zoppo, l'indemoniata e quant'altro, giustamente deve far riflettere, perché uno non si inventa le cose. E poi Bagolino, come se non bastasse, oltre a testimoniare il fatto nella tela, ha scritto un componimento poetico che conserviamo, è un epigramma che è all'interno della biblioteca civica di Alcamo, che ricorda quel fatto con tutti i minimi particolari. Monsignor Aldo Giordano, arciprete della Chiesa Madre di Alcamo, una tradizione plurisecolare che viene interrotta ormai da 2 anni, dall'anno scorso non si può più svolgere la tradizionale processione, però è sempre un momento molto sentito dai fedeli. Sì, la tradizione che voleva che la Madonna, la statua della Madonna dei Miracoli fosse portata a San Paolo per gli esercizi spirituali durante il tempo di Quaresima è veramente secolare. Però quest'anno, come l'anno scorso, non è possibile fare la processione e accompagnare questo trasporto dalla Matrice a San Paolo per la settimana mariana. Il parroco certamente di San Paolo ha voluto mettere un quadro della Madonna dei Miracoli e fare una settimana mariana. Ovviamente non sostituisce la tradizione che voleva che la Madonna fosse portata a San Paolo, ma vuole offrire ai fedeli la possibilità, per chi ci va, di poter onorare la Beata Vergine Maria che ha partecipato alla Passione di Cristo e nello stesso tempo prepararsi con lei alle feste pasquali, che saranno fatte così come è possibile in base alle direttive che saranno fatte. Comunque celebreremo sicuramente la Pasqua, vedremo in che maniera poi i fedeli saranno avvisati e quindi organizzeremo tutto. Intanto ringraziamo il Signore che ci dà comunque la possibilità di onorare la Beata Vergine Maria e a San Paolo in una forma, diciamo, più parrocchiale, non, ripeto, in sostituzione, ma per offrire un servizio spirituale a tutti coloro che hanno amato e amano questa tradizione così vetusta.